Qual è il pericolo del carrierismo? A un certo punto nel capitolo 17 del Vangelo di Luca leggiamo quelle parole di Gesù: "Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare". E sono le parole finali di una delle parabole del Signore Gesù, nella quale il Signore appunto ci mette come esempio questi servi che che non chiedono più di quanto li aspetta e, e, e sono, sono persone, diciamo così, semplici che si contentano con le cose che, che hanno guadagnato in giustizia. C'è un grande pericolo nella vita contemporanea, nella nostra società, che è quello del carrierismo, eh, chiamalo come vuoi, arrampicamento sociale, scalata dei posti di lavoro. Eh, è un pericolo che appunto eh, tanto il Papa Francesco quanto il Papa Benedetto hanno denunciato più volte negli ecclesiastici ma che in realtà si dà in tutto il mondo del lavoro che è quello appunto di cercare il lavoro non come un servizio per gli altri ma appunto soltanto come una specie di, di scala, di gradine nei quali non mi importa se calpesto a un'altra persona per salire io in, quel, in quello scalafone e, e noi non possiamo vedere il lavoro così. Gesù ci ha mostrato un'altra strada, che è quella del servizio. Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Noi non dobbiamo vivere nella logica del sospetto, ma dobbiamo vivere nella logica della fiducia. Dobbiamo lavorare non per, diciamo, conseguire soltanto le nostre mete, le nostre aspirazioni, ma dobbiamo lavorare soprattutto per servire gli altri. E senz'altro, se cerchiamo di servire gli altri, e per quello cerchiamo di essere buoni professionisti, se cerchiamo di fare le cose bene, è logico che ci saranno anche degli ascensi, ci saranno possibilità di salire in, quel, in quella scala, però servendo, non calpestando, perché sono due logiche differenti. Eh? domandati tu qual è il tuo modo di lavorare che cosa, diciamo quali sono le tue aspettative che cosa cerchi quando vai a lavorare cerchi soltanto di guadagnare un salario perché così porti qualcosa a casa o cerchi di guadagnare il cielo che è molto più importante cerchi di lavorare semplicemente perché se non lavori forse ti rimproverano o o invece cerchi di lavorare perché è una possibilità che hai per dimostrare amore alle persone che ci sono attorno a te. Ci sarebbero tante domande da fare, ma penso che questa frase del Vangelo sia molto pungente e sia molto esigente. Siamo servi inutili, siamo quello che siamo, siamo poveri uomini. Anche quando facciamo le cose bene, in realtà stiamo facendo quello che dovevamo fare. E pertanto non ci dobbiamo, non lo so, come vantare, riempirci di vano orgoglio, ma quando le cose vengono fuori bene, è un'opportunità per dire agli altri, grazie a Dio sono riuscito a fare questo lavoro, e farlo con semplicità, e ringraziare Dio quando le cose vanno bene, e quando le cose vanno male, quando forse c'è una sconfitta, quando forse arriva il momento del fallimento, allora anche lì saper sorridere e dire, io sto facendo le cose davanti a Dio non davanti agli altri. E allora il Signore ha visto il mio sforzo, lui sa che siamo servi inutili, che abbiamo fatto quello che dovevamo fare e se in questo momento mi è toccato fallire o ci sono state queste circostanze difficili, il Signore mi aiuterà a superarle. Comunque ho guadagnato esperienza, non esiste, diciamo così, un'esperienza negativa che non sia allo stesso tempo un'esperienza di crescita. Chiediamogli a Dio che ci aiuti appunto ad acquisire questa visione soprannaturale per poter dare al nostro lavoro quella categoria di servizio che lo rende anche un'opera di misericordia.